mentre nella mia stanza, e oggi parlerò della Free Academy, ovvero della scuola che sto frequentando, cioè ho quasi finito, devo dare solo l'esame fra una decina di giorni, che ansia, e vi parlerò delle cose che mi hanno dato, ovvero il kit in dotazione dalla scuola, di quello che ho imparato, dei vari progetti di cui non ho parlato nell'altro video, metterò delle foto e oltretutto vi farò vedere cosa c'è nella mia valigia da truccatore, ovvero ciò che oltre quello che mi hanno dato ho comprato e ho integrato. Quindi andiamo! Questi sono i pennelli che mi hanno dato in dotazione e sono 3 grandi o comunque per il viso e una dozzina per gli occhi eccetera e le labbra. Quelli grandi sono per il fondo, per la cipria e per il blush. Sono tutti di marca Zoeva, a parte uno che è della MAC, che non lo fanno praticamente alla Zoeva di quella forma, che è questo qua, ovvero con una forma rettangolare, molto utile per correggere le labbra, e infatti è l'unico. Poi gli altri sono eyeliner, 3 da sfumatura, una penna, comunque svariati pennelli, poi ve li farò vedere bene da vicino, che ho dovuto tutti tipo marchiare perché avendo tutti i kit uguali era molto facile che ognuno magari perdesse un pennello, finisse nel kit di qualcun'altra eccetera. E oltretutto tipo questi qua, non so se lo notate, sono verdi, ma non perché la Zoeva così si è schizzata e ha fatto dei pennelli verdi, ma mi si sono macchiati durante le lezioni di teatrale con gli Aquacolor. Nonostante siano dei colori a base d'acqua, macchiano un sacco i pennelli, quindi non se ne sono andati neanche con quello che uso di solito per pulire i pennelli, ovvero lo sgrassatore della Chantecler, che è buonissimo, e neanche con un sapone di Marsiglia normale, quindi per ora rimarranno verdi finché ne hanno voglia. Poi mi hanno dato 2 fondi, uno abbastanza chiaro e uno abbastanza scuro, della Makeup Forever, e questo è l'Ultra HD. I numeri sono l'Y215 e l'Y445 e sono davvero ottimi, oltretutto avendone uno chiaro e uno scuro si possono mischiare per avere il colore di carnagione che ci troviamo, a meno che non abbiamo una ragazza davvero molto molto scura o molto molto più chiara di questa tonalità, sono perfetti da mischiare insieme. Poi mi hanno dato un correttore, questo è della MAC ed è l'NV25, che va benissimo per quasi tutte le carnagioni che troviamo qua in Sardegna perlomeno, e l'ho anche quasi finito, dovrei ricomprarlo. Poi mi hanno dato una cipria, anche questa della MAC, nella tonalità medium golden, è comunque un colore abbastanza neutrale, abbastanza dorato, ma comunque non si vede così tanto, anche se è una ragazza molto chiara. Infatti anch'io a volte la uso su di me, comunque è una passata molto leggera, non si nota. Oltretutto ho dovuto marchiare tutto, anche i prodotti, perché comunque anche questi li abbiamo tutti uguali e ho marchiato anche i miei prodotti. Come matite mi hanno dato queste, sempre della MAC, 4 per le labbra, che sono Talking Points, Vino, Cherry e Soar è diventata microscopica perché è quella che ho usato di più per il tirocinio, perché ho truccato principalmente donne di una certa età e di certo non mi avrebbero fatto mai mettere un ciclamino come questo, al massimo forse una, ne ho trovato che voleva un rossetto abbastanza scuro e sono davvero belle, infatti anche Cherry è abbastanza scesa come lunghezza, mentre questa non l'ho quasi mai usata. 3 sono per gli occhi e sono Feline, che è un nero classico, Coffee, che è un marrone abbastanza scuro, e Teddy, che è un marrone leggermente più chiaro ma metallizzato. Detto così sembra che sto elencando tipo gli anelli che sono stati dati alle persone, tipo Signore degli Anelli, e poi una per le sopracciglia, che è Stylist, abbastanza chiaro, è neutro, è un sì, un marroncino leggermente grigio, abbastanza che va bene praticamente su tutte, quindi universale. Poi un rossetto sempre della MAC, che è Russian Red, non penso lo conosciate tutte, un rosso classico. Poi mi hanno dato 2 palette, sia l'involucro di fuori che quello di dentro, per settare
se mettere le cialde grandi o quelle piccoline per gli ombretti, e mi hanno dato anche delle polveri, come vedete. Sono 7 ombretti mi hanno dato, che sono questi qua, qui ve li farò vedere da vicino, che sono abbastanza neutri, c'è un viola, un marroncino rosso, un nero e alcuni satinati, metallizzati, glitterati, eccetera, anzi glitterati no. Questa invece è l'altra palette e mi hanno dato comunque solo il blush, perché questa è la terra che è top e l'ho comprata io, ed è un blush abbastanza neutro. Questi sono i prodotti che mi hanno dato come kit iniziale, e comunque non è male, sono anche prodotti abbastanza buoni. Uno l'ho infatti l'ho anche ricomprato, ad esempio il fondotinta mi è piaciuto un sacco, quindi l'ho anche ricomprato. Adesso vi farò vedere cosa c'è nella mia valigia, dove ho preso alcune cose, dove ho preso altre. Tutti i link interessanti e utili li metterò qua sotto nell'info box e andiamo! Questa è la valigia che io porto comunque a scuola o che tengo lì. È molto morbida, l'ho comprata, se non sbaglio, alla Conad, forse, non ricordo. Comunque è molto morbida ed è carina. Comunque, essendo morbida, può allargarsi anche di più e contenere i prodotti. A volte con quelle rigide i prodotti si rompono più che con quelle morbide, quindi è perfetta. È un po' sporca perché poverina ha viaggiato in treno, è rimasta lì e purtroppo non è al meglio delle sue possibilità. Comunque qua ha una tasca dove ci si può mettere, è piccolina comunque, però è abbastanza utile nel caso si voglia mettere qualcosa fuori, e dentro è fatta così, lì non ha niente. E questo è il mio kit. Allora, cominciamo dall'asciugamano. Questo è un sacco carino, di solito deve essere sempre nero, io questo l'ho preso comunque nero perché ovviamente il colore mi piace, ma con queste righe a zig zag, ed è un sacco carino ed è abbastanza grande. Poi c'è una lacca, questa è quella Splendor delle nonne che io uso anche quando devo acconciare le parrucche per i cosplay, perché comunque è una delle più forti in commercio. Questa è la lacca, comunque le cose per i capelli le teniamo nel caso, quando ero a scuola facevamo dei servizi fotografici e dovevamo anche acconciare la modella, ovviamente non è che fai il trucco e lasci la modella con i capelli così come sono, quindi questa è quella fissaggio iperforte. Poi dei dischetti di cotone, questi li potete tranquillamente trovare ovunque, e questi sono, io li trovo abbastanza buoni, qualità prezzo, e sono anche questi della Lidl e la linea Shein, non sono per niente male, io li uso anche per me, e comunque sono dei dischetti di cotone. Poi questi sono i miei pennelli, cioè la mia cintura, infatti qua ho questo per attaccarla alla vita, così. E questo l'ho comprato da AliExpress per non ricordo quanto, comunque se ho ancora il link ve lo metto sotto. E questi sono i pennelli che io ho, oltre a quelli che vi ho già fatto vedere, ce ne sono altri Zoeva, questi marroni sono Zoeva, alcuni AliExpress, Essence, Sephora, comunque alcuni di varie marche, e tengo sempre anche un becco e varie cose, comunque altri strumentini. E questa cintura devo dire che non è per niente male, e oltretutto è anche abbastanza lavabile, quindi è tipo in finta pelle e non è per niente male. Ovviamente se ho più pennelli non ci sta, perché comunque vedete qua ha questi chiusi cuciti, e poi qui in mezzo c'è la tasca, diciamo unica, ma come questa qua davanti, non è per niente male. E fuori sta tipo tuonando, che bello. Poi c'è questo che è l'avio, praticamente è uno smacchiatore che serve per pulire i pennelli, diciamo, in maniera veloce. Non è una cosa da fare ogni giorno perché li rovina abbastanza, è solo da fare nel caso non hai tempo di lavarli, aspettare che asciughi, perché questo asciuga in fretta, è abbastanza volatile come prodotto.
quindi serve per lavarli lì sul momento nel caso non hai il tempo di lavarli a casa. Poi qua in questa fantastica pochettina tengo i miei pigmenti e cose varie tipo che magari potrebbero servire, ad esempio queste applicazioni di glitter, dei glitter in tubetto perché possono sempre servire, pigmenti che vanno dentro le bustine perché sennò perdono il colore come se non ci fosse un domani. Quindi questo infatti è tutto sporco, è la sacchetta dei glitter e dei pigmenti. Poi questa è un sacco carina, è piena di glitter anche questa perché ecco appunto come vi dicevo molla un sacco di glitter, con delle orecchiette e la faccina, è l'astuccio dei fondi e delle ciprie. Infatti come vi dicevo ho i fondotinta, quelli che vi ho fatto vedere prima, ne ho anche uno più chiaro sempre della Make Up For Ever, poi vabbè il correttore, la cipria, un'altra cipria in polvere libera, questa è della marca Revolution che non si vede perché c'è un sacco di luce, comunque Revolution è quella in polvere libera, e se non sbaglio c'è anche un illuminante della stessa marca nel colore Liquid Starlight, ed è un sacco carino questo. Ce ne ho anche di un altro colore che uso per me perché è sul violaceo ed era Unicorn Tears se non sbaglio, un sacco carino. Questa pochette l'ho presa su AliExpress ed è un sacco carina, è in vellutino e ha un pompon qua di finto pelo presumo, un sacco carina. Poi in questa pochettina abbastanza anonima tengo le cose diciamo monodose, monouso, ad esempio quelli per il mascara, quelli per la cipria, quelli per le labbra, è un sacco utile. In questo invece tengo le cose per i capelli varie, ovvero questi cosi neri sono quelli che si usano tipo velcro, fatti così, ecco questi sono due, si prende uno e si mette nei capelli e questo non, però non gli lascia la piega al posto delle forcine che come sapete purtroppo danno, rimane la piega, però è sempre utile quando si trucca per togliere dal viso i capelli della modella. Poi ci sono forcine e elastici neri che possono sempre servire durante un photoshoot. Poi ci sono le palette, quelle che vi ho fatto vedere, più una della NYX che è l'Highlight and Contour, non è male. Comunque ci sono un sacco di colori, riflesso, ok, un sacco di colori, questo è un highlight abbastanza satinato perlato e non è per niente male. Poi questa è la mia palette di Aqua Color della Kryolan, che è ovviamente sporchissima perché quando si usano questi colori ci si sporca per forza, e questa è quella base con i colori primari più il bianco e nero e il verde, non è per niente male. Poi questo è l'astuccio dove tengo le matite o comunque varie. Questo è carino perché ha due sezioni e in una tengo le matite, i mascara, gli eyeliner e il temperino, e nell'altra invece tengo le cose per le labbra, a parte il piegaciglia che non so perché ma ci stava di più qua. Comunque il burro cacao, vari rossetti che è un sacco carino perché questo ha l'elastico qua per tenerli fermi, comunque le matite, vari rossetti, un gloss trasparente che può sempre servire, fidatevi, ed è un sacco carino questo, se non sbaglio l'avevo trovato da Risparmio Casa. Poi qua dentro invece ci sono praticamente le ciglia finte, un sacco di ciglia finte, sia quelle a ciuffetti che quelle intere. Poi c'è la colla, delle pinzette per tenere le ciglia, anche se non sempre io le uso, infatti le uso solo per quelle a ciuffetti. Poi c'è un tubetto di vasellina
che può sempre servire anche questo. E poi ci sono delle tipo un piegaciglia fatto così, con in teoria per prendere le ciglia finte, solo che non mi ha fatto impazzire perché non stringe abbastanza, e quindi però è qua, ma non si sa mai. Poi due paia di salviette, due confezioni di salviette. Queste però sono praticamente fanno lo scrub, e io lo uso per le labbra di solito, non sono davvero niente male, sono della Kiko. E ok, sta tuonando, spero che non salti di nuovo la corrente. E queste invece sono semplici salviette struccanti, queste appunto sono della Garnier. E comunque ovviamente le salviette posso scegliere quelle che voglio, quelle che mi fanno più comodo, che trovo. Poi ci sono una confezione di cotton fioc, che servono sempre per quando si strucca magari una cliente o una modella, sotto e dentro gli occhi. Poi dentro questo astuccetto invece tengo tutte le spugnette e una boccetta d'acqua, fondamentalmente con lo spruzzino per attivare gli acquacolor. E dentro qua ci sono praticamente un sacco di spugnette e cosine varie che magari quando ritiro prendo e lancio qua dentro, o quando le lavo. Poi porto sempre dietro, questa era una confezione in teoria di uno dei pennelli, porto sempre dietro una busta di collirio per gli occhi, non si sa mai, e dei cerotti, perché io di solito mi faccio sempre male e poi possono sempre servire. Questa è la parola d'ordine del giorno, possono sempre servire. Qua dentro, in questo sacchetto che ha fatto mia madre, era una borsetta vecchia di mia madre che io riutilizzo per mettere dentro tutti gli struccanti, e infatti tengo un bifasico, questo è quello della Garnier. Poi il prep and prime della MAC, che è sempre utile, un'acqua micellare random, una crema che serve sempre, comunque anche a seconda del tipo di pelle, però io uso più spesso questa, che è l'Embryolisse, che infatti è quasi finita perché praticamente va bene per tutti i tipi di pelle, mentre magari questa, sempre della Garnier, può andare bene solo per un tipo. Poi un disinfettante per le mani, bisogna sempre disinfettare prima, e un piccolo kit di... questo è per la manicure, però lo uso tipo, magari uso le pinzette per qualcosa. Qua c'erano le forbicine che non so che fine hanno fatto, ed è sempre utile. E basta. Questo è tutto. E poi l'ultimo cofanetto, diciamo, è quello degli effetti speciali slash teatrale e cose. Infatti in questo lo tengo trasparente perché così vedo cosa tutto c'è. Questo è dentro una bustina perché va ovunque. Ogni volta mi ritrovo il sangue dappertutto, quindi ho preferito tenerlo dentro una bustina. Questo è il sangue sempre della Kriolan, che avevo comprato tempo fa, però non prima della scuola, ed è quello scuro. È una confezione piccina da 50 ml, però comunque nonostante io l'abbia usato ce n'è ancora un sacco. Poi c'è un acqua color della Snazaru, che sono davvero davvero buonissimi, sono anche più buoni di quelli della Kriolan perché l'effetto è nettamente migliore, e costano anche di meno. Questo è il nero e ce n'è un sacco comunque, cioè io l'ho usato tutto il tempo e ne è rimasto davvero un sacco. Poi c'è la cipria translucida sempre della Kriolan, cioè è enorme, ce n'è moltissima, e questa l'ho pagata sì, 15 euro, un sacco carina. Poi questa è la colla, quella viola, che
che usano sempre le drag queen per coprirsi le sopracciglia, e noi l'abbiamo presa apposta quando abbiamo fatto il progetto delle drag queen. Solo che non è arrivata in tempo, è stato fantastico, è arrivata tipo il giorno dopo, però l'ho provata io comunque anche a casa per altri progetti ed è fantastica, copre le sopracciglia come se non ci fosse un domani, consigliatissima, è quella della Elmer's. Poi, quasi finito, qua ho un Supracolor, questo è il Clown White, che è un semplice colore, diciamo, grasso, bianco, per fare delle basi. Poi il mastice, sempre per coprire le sopracciglia o per attaccare cose. E qua dentro, chiuso in un fantastico rotolino di carta, c'è la cera, sempre Kryolan, per coprire le sopracciglia insieme al mastice. E questo è tutto! Bene, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!